Riccardo Fancello, è iniziata benissimo questa semifinale di ritorno, un gol tuo dopo 4 minuti e a 4 minuti dalla fine l'1-1. Avete versato lacrime perché ci tenevate e avevate la finale a portata di mano. Sì, abbiamo iniziato nel migliore dei modi, come hai detto tu, facendo gol subito. Poi giocavamo contro un'ottima squadra che al momento ci ha messo anche sotto, però siamo stati bravi nel soffrire. Al 90esimo purtroppo abbiamo preso il gol del pareggio che ci costa la qualificazione. Le lacrime sicuramente fanno vedere l'attaccamento che avevamo tutti noi per questa maglia e il dispiacere è troppo grande. Tra l'altro il gol allora è arrivato nel momento in cui forse avevano anche loro perso un po' le speranze perché avevano attaccato, ma in quel frangente stavate tenendo molto bene. Sì, buttavano palle avanti e cercavano di fare gol così. Purtroppo abbiamo preso sulla nostra ribattuta dove al volo ho fatto un gran gol, il loro giocatore appena entrato. Però no. Riccardo, c'è da dire che uscite con un doppio pareggio, poi questi regolamenti variano perché in questo caso vale il gol in trasferta, nei playoff non c'era questa regola e quindi c'è un grande dispiacere. Sì, però purtroppo le regole sono queste, non le possiamo cambiare noi e dobbiamo accettarle per quelle che sono. Sì. Riccardo, questi gol alla fine, tu c'eri anche in Coppa Italia, stanno facendo molto male all'Ossede. Sì, 2 anni fa il Barletta ci ha punito al 90esimo, oggi ci hanno punito lo stesso al 90esimo. Sembra una maledizione questa. In ogni caso avete ricevuto l'applauso di tutto lo stadio. Sì, il pubblico oggi è stato magnifico, ci ha supportato dall'inizio alla fine. Anche questa è una vittoria personale, diciamo, per noi. Volevate regalare la finale, no? Certamente. Bravo Riccardo per il gol, per tutto e bocca al lupo. Grazie.